Ciao a tutti coloro che stanno guardando questo video. Oggi ho pensato di farvi vedere quello che ho mangiato domenica. Quindi è un semplicissimo What I Eat in a Day, in cui vi mostro le ricette passo passo. Ed essendo domenica mi sono svegliata e con tantissima calma ho fatto i pancakes. Questi pancakes sono un pochino particolari perché sono light, diciamo. Servirà un uovo, della farina integrale perché io sono intollerante a quella normale, lo zucchero di canna, un po' di lievito, sale, bicarbonato, olio di semi e latte di riso. Voi potete sostituire gli ingredienti come insomma volete voi, potete usare il latte normale o la farina normale. In questo caso ho usato questi appunto perché io sono intollerante ai latticini e alla farina 00. In ogni caso dovete mescolare prima gli ingredienti secchi assieme. Le quantità specifiche di questa ricetta saranno scritte nell'info box, quindi sì, non preoccupatevi, potete aprire quello e guardare lì. In ogni caso dopo dovete aggiungere il latte e, come ho detto, usando il latte di riso sono un pochino più light, sono più leggeri e a me piacciono davvero tantissimo con la farina integrale. Credo che gli dia, non lo so, un sapore più particolare. E poi un uovo, tra parentesi, sapete quanto penso che siano belle le uova? Io non capisco, sono bellissime, cioè sono belle, sono proprio belle, una fissa strana. Appena avete finito di mescolare, l'impasto dovrebbe essere abbastanza liquido, però comunque cremoso, diciamo, e dovete semplicemente versare il composto in una padella che è stata unta con un po' di olio, con un po' di burro, insomma, e dovete girare il pancake appena inizia a fare delle bollicine. Io solitamente ne mangio due o tre, dipende da quanto grandi sono, tipo quello che state vedendo adesso sembrava una pizza, non un pancake. Mi piace mangiarli con un po' di marmellata o Nutella, dipende se sto cercando di mantenere la linea, oppure con il miele e il limone, accompagnati sempre da una tazza di tè caldo e un frutto. A metà mattina mangio una banana di solito, la porto a scuola, e a pranzo mi piace moltissimo fare la quinoa con i finocchi e i semi di girasole. Credetemi, è buonissima ed è molto molto semplice. Vi serve semplicemente della quinoa che avevo sciacquato prima con un po' di acqua e del finocchio, ovviamente sale e olio, ma è la cosa più semplice dell'universo, mega mega veloce. E dovete semplicemente far appassire in una padella i finocchi con un po' di olio e sale, e poi far bollire la quinoa per quanto vi viene richiesto. Io tendo sempre a tenerla un pochino meno rispetto a quanto dice il pacchetto, perché mi piace un pochino più croccante, non diciamo poltigliosa, perché diventa un po' viscidina quasi. Quindi vi consiglio di cuocerla un pochino di meno, ovviamente sempre con il sale, come se fosse pasta. Anche questo è un pranzo molto light, diciamo, peraltro velocissimo, infatti lo faccio quando torno da scuola se non c'è mia mamma, e comunque potete mantenere la quinoa, cuocerla magari un giorno prima e tenerla in frigo e poi scaldarla in padella o nel microonde. E io aggiungo sempre dei semi di girasole perché fanno bene e perché sono molto buoni, danno diciamo una parte croccante alla quinoa. A metà pomeriggio, se cerco di essere sana, tra virgolette, mangio della frutta secca, e a cena invece ho fatto pollo e peperoni, anche qua semplicissimo, però molto buono e sazio, ovviamente essendo proteine, e serviranno semplicemente pollo e peperoni, ovviamente i condimenti che più a voi piacciono. Io ho usato olio e sale, poi delle spezie per il pollo, e anche qua è veloce e semplice, dovete far appassire i peperoni. Qui ho fatto la cena anche per mia mamma, mio papà e mio fratello, quindi era tantissima roba per quello, se no ovviamente ne cucinerete meno, e niente, aspettare che il pollo si cuocia. E stessa cosa appunto anche per i peperoni, che sembravano tantissimi, in realtà ovviamente si appassiscono, perdono l'acqua e quindi sì, non sono più tanti come sembrano prima. E alla fine mi piace aggiungere anche un po' di verdura, magari condita. Qui ho messo la rucola che mi piace da matti, e basta, è molto colorato e buonissimo. E niente, io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un pollice in su, e se volete che faccia altri What I Eat in a Day, li farò sicuramente. Basta che me lo diciate in un commento. Io vi mando un grandissimo bacino e ci vediamo al prossimo video.